Allora, cari amici, siamo appunto in diretta qui dal MEI di Faenza. Oggi siamo sabato, a fine mese di settembre. Qui con noi abbiamo il primo ospite della giornata con cui stiamo aprendo, con cui appunto abbiamo detto stava scalpitando dietro di noi per venire, e abbiamo le danze. Dopo appunto con Luca abbiamo fatto questo cappello introduttivo, andiamo subito col nostro amico di Radio Saiuz, che poi magari potresti venire anche ospite da noi un lunedì sera, poi ti racconto come, quando e perché. Abbiamo Luciano Nardozza qui con ciao noi. A tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, ciao Gianluca, è un piacere essere qui. Grazie Luciano, un piacere anche per noi averti qui ospite. Grazie. In questo spazio in diretta dal MEI. Grazie. E ovviamente poi puoi venire quando vuoi anche delle nostre trasmissioni a proporre la tua musica. Molto volentieri, grazie. Di cui ne parleremo adesso appunto per un po', abbiamo quanto tempo vuoi, quindi non ti preoccupare. Volentieri. Non abbiamo spazi pubblicitari che ci impongono di stare tre grandioso, minuti. Nei tempi. Esatto, okay. Nei tempi, però naturalmente è una chiacchierata libera come facciamo spesso. Bene. Tra amici e ovviamente con un tempo limitato, quello sì. Certo. Allora Luciano, io qui ho in mano anche per gli amici che ci ascoltano e guardano da casa, e un po' diciamo il tuo nuovo album che certo. È uscito, Il folle mio librarmi in volo. Esatto. Già il titolo mi piace. Ti piace, un po' aulico, questa inversione, esatto. Folle mio. Esatto, raccontaci un po', io ho già letto qualcosa, sì. Però raccontaci un po' di questo tuo nuovo lavoro. Ok, Il folle mio librarmi in volo è il singolo di lancio dell'album di passaggio. È un album che è un concept album in realtà, quindi vuol dire che è un tutt'uno praticamente, è un'unica storia divisa in 15 brani che parla delle relazioni interpersonali, soprattutto amorose, quindi sono le varie fasi di una storia d'amore raccontate in ordine un po' onirico, quindi non ci sono per esempio l'innamoramento, l'idillio, però in ordine sparso, confuso, quindi per esempio c'è anche la confusione, il tradimento, le prese di coscienza posteriori, troviamo un po' tutte le varie fasi racchiuse, raccontate anche un po' in modo ironico. Il folle mio librarmi in volo, che è il singolo di lancio, parla proprio del momento in cui, quando finisce una storia d'amore importante e si passa a quella fase in cui si è toccato un po' il fondo, no? Non si ha voglia di fare, di trovare un senso nelle cose, invece qui si riparte, si ritrova un po' il proprio posto nel mondo, e quindi è una ripartenza un po' folle ai propri occhi e agli occhi degli altri, perché si smette di essere un po' preda dei pensieri oscuri e, come dire, adesso cosa succederà di me, quindi si ritrova la propria forza indomita, si riparte per questo volo folle, questo librarsi, questa è la fase più bella, diciamo. Bella questa, quindi ecco per cui Il folle librarmi in volo, esatto. La ripartenza, esatto. quasi oserei dire Il volo della fenice, che dalle, esatto, ceneri, sì, bravo. Ti è piaciuta questa, sì, mia, che riemerge vittoriosa in qualche modo, si ricompone, ecco, esatto, sì, bella, giusto. Questa, anche perché immagino che quindi le storie, e sì, infatti avevo visto che erano una quindicina di brani, esatto. Tra l'altro un paio di titoli mi sono balzati all'occhio, sì, no? Per cui tipo Rimini, Aprile, poi dimmi, stesso, dici, scusami, quale? Sì, dimmi, esatto, sì, sì. Poi aprile, aspetta, aprile è un mese, sì, tragico, sì. Ne ho parlato con tanti di questa, esatto, cosa. Dopo i concerti sono venuti a dirmi, perché Aprile parla del, sì, momento in cui, quando qualcosa nella relazione può essere fatto e non viene fatto, è un momento un po' critico, quando ci si allontana. Sa come ho detto, anche io ho avuto ad Aprile problemi con la mia ragazza, il mio ragazzo. Non so se è il risveglio della primavera, chissà, qualcosa, non lo so. Comunque sì, Aprile, sì, sono proprio le varie fasi. Anche quell'altra metà, già dai titoli mi ha incuriosito la cosa. E naturalmente immagino che parli quindi dell'amore nelle varie fasi, come dicevi, e quindi molto reali, di vita concreta, sì, sulla propria pelle, esatto, sì, poi raccontata. In cui tutti potremmo riconoscerci, giusto? Assolutamente sì, almeno è quello che mi hanno detto. Per esempio quell'altra metà parla di quella fase dell'innamoramento, quando in qualche modo si è divisi un po' in due, perché c'è una metà da convincere in qualche modo, e quindi lasciamo che l'amore poi convinca quella parte un po' titubante di noi a lasciarsi andare. È anche un momento in cui si gioca un po' a nascondino, perché uno tende a nascondere i propri difetti per far cadere preda dell'innamoramento l'altra persona, e insomma tende a mostrare il lato migliore di sé, un nascondino vero e proprio. È vero, E già, niente, sì. Per poi però scoprirli col tempo, poi sì, lì insomma non si sa poi come va insomma. Ne parlo in Non è colpa di nessuno di questo, perché okay. Non è colpa di nessuno, infatti se poi alla fine le cose purtroppo a volte vanno come vanno, nel senso che non tutto può durare in eterno, ecco, tutto qui, certo. Infatti Di passaggio, il titolo dell'album, parla, sì, proprio di questo, del fatto che tutto è relativo, quindi le persone nella nostra vita, le emozioni, no, a volte siamo molto presi da una cosa, da una persona, a volte passa, anche il nostro stesso transito su questa terra è relativo e limitato, siamo in fondo veramente di passaggio, e anche questo album è ironicamente di passaggio, perché potrebbe essere come uno tra i tanti album, io spero di no, però appunto Di passaggio è anche autoironico, ecco. Bello, mi piace, anche perché permettimi una mia personale divagazione, non, sì, so se concordi, molto spesso noi, io personalmente anche prima persona, investiamo nell'amore, che è uno dei valori, delle cose, sentimenti più, come si può dire,
alterabile, più variabile, più imprevedibile. Infatti, come l'aria, sì, proprio. Come l'aria, esatto. Più cerchi di afferrare, più sparisci. Esatto. Quindi, bello questo tuo concetto, naturalmente, sull'amore. E volevo ricordare, appunto, caro Luciano, sì, anche agli amici che ci stanno ascoltando e vedendo anche su Radio Saiuz, oltre ad invitarti a venire ancora ospite da noi quando vuoi, volentieri, e poi ti racconterò, sì, nel fuori onda, assolutamente, dove ti possono trovare? Ovviamente, okay, nel web, siamo nel web. Dove sono i tuoi, diciamo, brani e soprattutto i contatti per poterti anche scrivere? Ok, volentieri. Intanto, sì, c'è un sito sempre aggiornato, www.lucianonardozza.it, poi c'è ovviamente Facebook, la pagina musicista Luciano Nardozza Music, su YouTube c'è un canale dedicato, oppure basta cercare Il Folle Mio, Librarmi in Volo o Luciano Nardozza, poi c'è Instagram, c'è, insomma, basta digitare comunque Luciano Nardozza su Google. Ecco, a proposito, su Spotify c'è l'album ascoltabile gratuitamente e su iTunes lo si può acquistare, iTunes, Google Music, insomma, sono un po' ovunque, quindi proprio chi non mi vuole trovare, ecco. Chi non mi volete trovare, proprio lo deve, esatto, fare apposta. Lo deve fare apposta, perché veramente sono ovunque. Proprio, sì, non mi deve trovare. Sì. Bene, quindi comunque, cari amici, potete andarvi ad ascoltare i brani di Luciano, che vi consigliamo, appunto, anche, grazie, perché leggevo anche nella tua biografia, quindi, sì, all'inizio subito, tu vivo in Lombardia dal 2003, sì, quindi da dove vieni tu, dopo una breve parentesi svedese, che questa mi ha incuriosito quando l'ho letta nella tua biografia? Ne ho fatti di chilometri, sono della Basilicata, ecco, quindi già sono 1000 chilometri a sud da Milano, poi ho vissuto un po' a Milano, poi sono andato a nord ancora di un po' di migliaia di chilometri, forse 4000, perché a nord della Svezia, sono proprio a Stoccolma, ai confini tra Finlandia, sì, insomma, e quindi ho ti vissuto tutto l'aurora boreale. Bravissimo, è stato uno spettacolo, cioè il sole diventa sogno, notte, ah, è stata una, bello, cosa, bellissimo, anche un po' particolare. E lì ho studiato anche, per esempio, appunto, chitarra jazz fusion, poi sono ritornato praticamente e ho sempre fatto parte di un mondo musicale diverso da questo del cantautorato. Sì. Ho scritto colonne sonore, per esempio, per progetti cinematografici, teatrali dal vivo, grandioso, musica jazz fusion, e poi a un certo punto a febbraio mi è girato un po' questa cosa qua, ho detto, ma perché non scrivo in italiano? E per la prima volta ho scritto quest'album, dai, 15 brani in 2 settimane, tra l'altro, e poi li ho registrati, ecco. Fantastico. Quindi è un'avventura nuova per me. Com'è, domanda un po' di rito che faccio spesso quando faccio interviste, anche per una curiosità mia personale, passare a scrivere dall'inglese o per colonne sonore, nel caso tuo anche, all'italiano, che sappiamo essere molto più difficile, una tragedia. Gianluca, l'inglese si presta, è tutto facile, è facile, sì, in inglese puoi scrivere qualsiasi, sì, cosa, anche la non più banale, la lingua, vero? Esatto, no, ma è veramente facile, infatti a volte ascolto dei testi anche di gruppi molto famosi, in effetti si può dire una cosa molto semplice ma estremamente musicale con l'inglese, proprio per come è costruita la lingua, sì, in italiano invece diventa tutto molto pesante o addirittura a volte anche liturgico, lasciami la parola, sì, è vero, all'inizio è proprio, sembra una canzone, no. Allora, quindi fortunatamente a febbraio non ho avuto, cioè i miei primi tentativi anni fa sono stati un po' tragici, invece a febbraio tutto molto naturalmente è venuto, insomma, questo processo creativo molto, molto fluido, quindi mi è piaciuto il suono delle cose che scrivevo, così è stato facile, insomma, mi sono appassionato come un bambino a, non so, a cercare i suoni, a cercare i significati profondi, quindi è stato molto semplice, quindi bene, okay, mi piace l'italiano adesso. Sei tornato alla madrelingua. Sono tornato alla madrelingua, sì. Dopo l'esperienza, appunto, esatto, del Nord Europa, che ti ha sicuramente caricato, ma anche sì, arricchito, immagino. Assolutamente, anche perché parlo svedese, nel senso sono, cavolo, laureato in lingue, quindi porca miseria, ho esplorato un po' lo svedese, l'inglese, un po' di tedesco, adesso insomma mi piace l'italiano. Ecco. Bene, anche perché ricordiamo che lì nel centro Nord Europa la cultura musicale è anche molto, diciamo, importante. Assolutamente, soprattutto nel jazz. Sì, nel jazz e rock anche. Rock and rock, anche nelle, sì, esatto, nelle metal, rock, per esempio, esatto, tanto i gruppi dalla Norvegia, dalla Svezia. Infatti. Sì. E un'ultima domanda, poi non, sì, so quanto tempo abbiamo a disposizione della regia, ma credo che ne avremmo a disposizione quanto vogliamo, perché come ti dicevo, Radio Saiuz è libera anche in questo. Mi piace, quindi, mi anche, piace grazie, questa, mi fa piacere che ti piaccia. Sì, sì, sì. e godrai di Radio Saiuz quando verrai ospite in qualche nostra, assolutamente, puntata. Assolutamente, porto la chitarra, facciamo... Bravissimo, infatti volevo dirti, quando verrai, anche tu, come faccio spesso con gli ospiti che vengono da noi, se vuoi puoi suonarci dal vivo anche qualche tuo brano. Volentieri. Ma come ti dicevo, ti racconterò nel fuori onda. Sì, allora, sì, 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 tornando a noi... Nella fase compositiva, altra domanda che spesso faccio anche per curiosità, no, personale, come anch'io pseudo artista, musicista, ma non ai tuoi livelli ovviamente, però tu dove parti? Da dove parti, nel senso, dalla musica, dalle parole, dal testo, poi ora che scrivi in italiano, come fai quando componi un brano? Anche se sappiamo che non c'è una regola e ognuno ha il suo. Bravissimo, dipende dal momento, perché per esempio ultimamente parto dalla musica, però c'era a febbraio questo momento di un grande urgenza interiore di dire qualcosa proprio con le parole,
in cui mi veniva spesso proprio un'idea già, come dire, ritmata, rimata, quindi un'idea testuale, diciamo, e trovava poi contemporaneamente espressione nella musica. Quindi diciamo che in quel momento lì mi veniva subito il testo con la musica a seguire. Poi dipende dal momento, dipende anche dall'urgenza interiore. A volte si esprime più con le parole, a volte si esprime più con una melodia, una nota. Poi sì, appunto dipende. Di solito comunque mi viene quasi contemporaneamente, anche in macchina a volte mi fermo, per esempio ho sempre una chitarrina portatile, una Rover, vagabondo, sì, vuol dire, e quindi mi fermo, non so, in autogrill, una piazzola, e scrivo sia un'idea del testo che una melodia, un accordo, un giro di accordi. Bellissima, sì. Questa, mi mancava come... E tipo è la penna, nel taschino, sì, esatto. Però è piccolina. O l'attuale iPhone, iPod, esatto, per la pubblicità, esatto, a marchi. Tra l'altro sì, l'ho scritto, sì, con il telefonino, fantastico, quest'album, perché appunto così, in questo modo. Sì. Sì, sai che ci sono artisti che quando girano, anche quando sono in tournée, mm-hmm, negli alberghi hanno, no, dietro alcune, con la tecnologia che c'è ora, la possibilità di registrare già delle, sì, delle tracce, sì. Però questa della chitarrina, della cosa, della roccia portatile, mi mancava veramente, questa è fantastica. Sì, la consiglio, una chitarrina, sì, in macchina di tutti gli artisti che abbiamo intervistato, abbiamo sentito in questi anni, questa è la prima, quindi caro record. Sì, esatto, caro Luciano, questa veramente me la ricorderò, me la porterò. E ultima domanda, che poi, mm-hmm, naturalmente andiamo un po' in chiusura. Adesso non so quanti minuti sono passati, ma è sempre piacevole chiacchierare con voi. Grazie, con anche voi per noi. Ti volevo chiedere, questo è un concept album, quindi diciamo mi hai già spiegato, ci hai già spiegato che sarà poi in visione di qualcos'altro, cioè c'è un lavoro futuro, e soprattutto qual è stato il tuo lavoro precedente a questo? Allora, no, diciamo, sì, che il concept album... Come ci sei arrivato a questo, insomma? Okay. Sì. Arrivo semplicemente dalla musica strumentale, quindi questo qua, okay, è un nuovo inizio in qualche, sì, modo, quindi è nato e in qualche modo si è concluso con questa esperienza. Okay. Sono già 15 brani chiusi in sé. Adesso però sto scrivendo già i brani per il prossimo album, perché sono un po' come dire, ho sempre un po' l'impulso, la fretta, sì, di scrivere cose nuove, non riesco mai a fermarmi, quindi pensa che mentre usciva questo album, adesso, sì, è uscito ad aprile, ho già pronto, ho letto che 13, è uscito aprile, sì, 13 brani nuovi per il cavolo, porca, infatti buona. Mi dicono anche dai collaboratori, stai un attimo calmo perché adesso c'è quest'album, e quindi in qualche modo è un prosieguo quello che sto scrivendo, infatti, di questo concept album. Perché io capivo anche questo da quello che ho letto di te, no, della biografia, che sì, questo deve essere poi un lavoro che verrà continuato da altri. Probabilmente, giusto? In qualche modo, nel, sì, senso, sì, è tutto un filo conduttore, non si esaurisce proprio così, certo, perché è una spinta molto forte che mi è nata a febbraio. Certo. Ma poi perché noi stessi non siamo mai, esatto, comparti stagni sempre. Bravissimo, quindi, sì, sì, sì. Interessante questo. Sì. E volevo chiederti, vuoi anche fare intervenire il nostro amico che è qua con noi, l'ufficio collaboratore, stampa, nonché l'ufficio stampa? Che è mio fratello. Che ha, che vedi, è tutto fratello, in famiglia. Un po' come una radio che conosco. Certo, lui lo, ciao, fa di professione, di nuovo, e musicalmente lo fa appunto per... Piacere, ciao, grazie per averci ospitati. Grazie a voi anche di essere venuti qui con noi. Allora, abbiamo parlato un po' con Luciano di questo che è stato l'album, delle sue esperienze. L'ufficio stampa, anche in un artista, poi qua al MEI è importante, no? Anche per farsi un po' vedere e conoscere. Quanto ha influito e quanto è importante, anche banale domanda, scusa di rito, il tuo lavoro, e in cosa consiste poi nella ricerca dei contatti e di pubblicizzare Luciano? Sì, beh, quindi puoi anche dire ai nostri ascoltatori qualcosa per pubblicizzarti, non c'è problema. Soprattutto per un artista che ha un passato, diciamo, compositivo più che altro, l'ingresso poi in un ambito più ampio che quello della musica pop necessitava, insomma, lo stabilire contatti forti anche con radio, web radio, testate online, webzine e con i quotidiani quando, insomma, si riesce. Io non sottovaluto anche il ruolo dei quotidiani locali, per esempio, quando, certo, comunque, insomma, si instaura una rete anche di tour, di serate che si possono promuovere tramite quei mezzi, e insomma è fondamentale anche raccogliere una certa minima rassegna stampa che possa essere un biglietto da visita, ecco. Chiaro, anche come curriculum, esatto, e come poi, come hai detto giustamente tu, qualcosa da avere come bagaglio da presentare, esatto, per come biglietto da visita, esatto, perché purtroppo sappiamo che molto spesso anche quello conta. No, conta. Il demo, quando si è giusto che devi proporre l'artista. Ci vuole il demo e ma un ci vuole po' di parola scritta, esatto, sì, sul cartaceo o sul web. O sul web, esatto, sì, infatti. Le vostre prossime, diciamo, date, o comunque quali sono i tuoi prossimi futuri impegni? Beh, potevamo farlo dire anche all'ufficio stampa direttamente, anche per far parlare un po', far sentire anche un'altra voce. Nel senso che se qualcuno volesse venirti a vedere prossimamente, che date, che concerti ci sono, se ne avete in programma?
C'è un live a Torino a brevissimo. Il 19 ottobre a Torino, sì. Poi siamo reduci da un tour in realtà che è finito poco fa, quindi stiamo ricaricandoci, certo. Organizzando, però appunto a Torino è la data più imminente, il 19 ottobre, certo. In vista di nuove date per un tour invernale. Chiaro, anche perché l'estate è finita da poco, quindi tutte le band, bene o male. E poi ci sono future sorprese, perché lui è una macchina da guerra che non si ferma mai e sta già insomma guardando oltre quest'album, quindi vedremo. Se già mi diceva che ha 13 brani pronti per quello nuovo, che è il proseguo di questo, cioè immaginiamo che schiaccia sassi, macina tutto. E quindi bene, i contatti li abbiamo dati, ricordiamo naturalmente, cari amici, che se volete appunto ascoltare la musica di Luciano, io ricordo il nome e cognome, però naturalmente poi andate su Facebook, il nome è Luciano Nardozza, e trovate tutti quanti i suoi contatti. Però ricordo, per chi si fosse collegato adesso e tra poco ci salutiamo, che se volessero ascoltare i brani di quest'ultimo album, che è veramente eccezionale, Il folle mio librarmi in volo, dove devono andare? L'abbiamo detto poco fa. Ascoltarlo su iTunes o su Spotify, o cercare su YouTube, o anche il mio sito www.lucianonardozza.it. Perfetto. O Facebook, ovviamente. Esatto. Bene, cari amici, io con Luciano chiuderei qui. Tra poco ci faremo anche la foto di rito, che possiamo anche pubblicare sulle pagine Facebook. Grazie. Ringraziamo anche Luciano per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E con Filippo. Esatto, Filippo del suo ufficio stampa. Grazie mille per averci ospitati ancora. Grazie a voi, è stato un piacere. Ti aspettiamo, poi naturalmente ci teniamo in contatto anche per venire come ospite nelle nostre trasmissioni, dove ci sarà la possibilità un lunedì sera. E naturalmente rimani pure sintonizzato su radioscience.it, e anche Luciano, come dico sempre a fine puntata, annoverato tra gli amici di Radio Science, quindi le porte di Radio Science per te saranno sempre aperte. Grazie vuoi. A te Gianluca, grazie a tutto lo staff e agli ascoltatori di Radio Science. Grazie mille, salutiamo testa di casa la regia, tanto avremo modo di salutarlo e ringraziarlo ancora, e Luca che è qui con noi, e il grande Science da casa che ci segue, grazie. Che permette tutto ciò sul web. Al prossimo ospite, ciao amici, sempre diretta da web, da May con Gianluca, vi diamo appuntamento tra qualche minuto. Ciao!